Ci sono dei fili che si annodano nella vita. Io sono convinto che ci sono dei fili che uniscono persone, uniscono gruppi sociali, uniscono comunità. Sono dei fili che contengono ideali, condivisione di valori, che una volta annodati non si staccano più. Così sono quelli che si sono uniti, stretti, tra la comunità aquilana, tra quella della scuola mini basket L'Aquila e del nuovo basket aquilano, e la comunità veneta, in particolare gli amici di Sarzano, coordinati dal punto G e dal comune, i tanti amici di Sarzano, le tante associazioni, gli amici del Leoncino Mestre. Ci sono dei momenti particolari poi nella vita che diventano indimenticabili, come sono stati quelli vissuti dai nostri ragazzi nelle varie diverse visite sportive, ma poi divenute visite piene di valori, piene di intrecci umani, di ricordi che i ragazzi porteranno dietro per tutta la vita, e questa è la cosa più importante. Ci sono delle idee poi, magari degli spunti che in queste occasioni possono tornare utili, come utile è stata per noi l'occasione di aver visto la gioia negli occhi dei ragazzi all'interno del punto G, di aver visto ragazzi che giocavano in un campo di calcio piuttosto che in un campo di basket, piuttosto che a biliardino, piuttosto che magari stavano fermi a giocare a carte o a vedere un incontro di calcio in TV o un po' di musica o a sentire dei racconti scherzosi di compagnia, come spesso fanno i ragazzi. Questa è un'idea importante che io ho visto più di una volta accompagnando Vanni e i suoi ragazzi all'interno del punto G, e che poi si è sviluppata collateralmente all'idea sportiva di far nascere, di far sviluppare un centro, una palestra che potesse essere una nuova casa per i tanti ragazzi dell'Aquila rimasti senza una palestra e un punto di aggregazione sportiva, di aggregazione, questa è una parola magica che noi qui all'Aquila abbiamo sentito in questi mesi, in questi anni, tante volte ripetuta magari con un senso vuoto, e che abbiamo avuto invece la fortuna di poter far vivere, di poter far nascere con il Palangeli. C'è tanto del punto G all'interno del Palangeli. Ci sono delle idee comuni, delle condivisioni di valori, come ho detto prima, delle condivisioni di ideali, delle idee di rispetto, delle idee di legalità. Sono piccole cose che si tramandano e si passano ai ragazzi senza voler essere dei professori, senza voler insegnare a priori niente a nessuno, perché credo che i ragazzi abbiano già troppi professori, già troppi scienziati intorno a loro. E abbiamo ricreato anche noi una piccola zona, una piccola area dove i tanti nostri piccoli o i nostri grandi, anche i diciottenni, potessero stare insieme, come ho visto fare tante volte giù al punto G. E potessero stare insieme dopo l'allenamento, potessero sedersi a giocare a ping pong piuttosto che al biliardino, potessero magari bere una Coca-Cola facendo una partita a carte, oppure anche semplicemente stare fermi a sentire un po' di musica e a parlare, a stare insieme, a stare lontani da altri pensieri o da altre attività, senza voler adesso fare della filosofia spicciola o della retorica. Solo questo, io credo che stare con i ragazzi è una fortuna, poter vivere con loro è una grande fortuna, poter dare con molta modestia e con molta umiltà dei piccoli esempi di vita comune, dei riferimenti e in poche parole, forse con una sola parola, poter insegnare loro il rispetto di se stessi e degli altri, credo che sia una cosa fondamentale nella vita. Un abbraccio forte e un augurio di buona attività a Vanni e ai suoi amici del punto G.